Under. Per la terza volta nel mese di agosto tornano sotto le sedi. Prima hanno urlato a gran voce il nome del direttore dell'ATER sotto i suoi uffici della sede regionale dell'ente per l'edilizia popolare. Poi si sono avviati in corteo, bloccando per qualche minuto il traffico di Corso Milano. Torna a Padova la protesta degli inquilini delle case popolari contro la legge regionale che dal 1 luglio ha portato all'aumento del canone di affitto per migliaia di nuclei familiari. Questo sarà un appuntamento ogni mercoledì a Padova, a Venezia, a Verona, a Rovigo. Io prima pagavo 20 euro, adesso mi hanno chiesto 516 e questo è mio figlio qui dietro. La protesta, la terza in un mese, non si fermerà, dicono gli inquilini che raccontano le loro storie. Mi sono stati aumentati di 150 euro quello che è il mio canone, quindi io vengo a pagare 400 euro, sono single con una figlia a carico. Da 2,20 a 4,20. 161 a 478, 73, 500 euro quasi. Abbiamo una certa età che se abbiamo qualcosina abbiamo bisogno, anche le terapie dobbiamo pagarsele adesso. Se hai bisogno di una visita te la devi pagare. Secondo alcuni inquilini, nelle raccomandate inviate dall'ATER per definire l'aumento ci sarebbero delle irregolarità. Mi è arrivata la raccomandata, come a tante altre persone, dove c'è scritto che addirittura sono proprietaria di una casa, non lo sapevo, probabilmente ha sbagliato persona, non lo so, e quindi perderei il diritto ad avere una casa in affitto. È una cosa sbagliata che hanno scritto nella raccomandata. In più, nei dati catastali della raccomandata, la mia casa è stata aumentata da 60 metri quadri a 77.